Rientriamo in studio con Sky TG24 pomeriggio 16.05 in vostra compagnia e in compagnia sempre del professor Carlo Buttaroni, presidente di Tecne. Viene a trovarci il professor Stefano Rodotà. Ben arrivato, buon anno Grazie. professore, grazie. Professore emerito di diritto civile alla Facoltà di Giurisprudenza Università La Sapienza di Roma, nonché autore de Il diritto di avere diritti. È la sua ultima fatica letteraria, Sì, professore. La volevo citare il titolo è perché rubato. è Il rubato? titolo è bellissimo, è Hannah Arendt ed è stata anche una delle prime bandiere del pensiero femminista. Uno straordinario titolo, ma non me ne prendo il merito, solo essermene ricordato. Va bene, il suo merito sta poi in tutte le Spero pagine che questo che libro leggeremo. va bene, Che vada bene, come tutti gli altri. Luigi De Magistris, collegato con noi da Napoli. Sindaco, grazie intanto del suo tempo. La ringrazio veramente buonasera. tanto. Buonasera. Però io invece di chiamarla sindaco, diciamo, la chiamo sindaco, ma la presento come capofila del movimento Arancione. Allora, intanto noi abbiamo chiamato la nostra puntata chi c'è e chi non c'è, come stanno andando le cose all'interno della vostra lista, chi c'è e chi non c'è e soprattutto vogliamo capire quali siano le intenzioni e come guardiate intorno a voi, insomma, le altre liste che si stanno formando. Allora, buonasera, innanzitutto un caro saluto al professor Rodotà. Io, come lei ha precisato, faccio il sindaco di Napoli. Detto questo, da tempo penso che ci sia bisogno nel paese di mettere insieme le persone che vogliono cambiare, che vogliono rompere il sistema della casta e dare un protagonismo effettivo per i diritti alle cittadine e ai cittadini. In questo caso sosterrò la lista che indica Antonio Ingroia come premier, nella speranza che sia effettivamente una rivoluzione civile, che in quelle liste ci siano cittadine e cittadini dalla schiena dritta, oneste, con molte idee e con storie importanti sui territori da mettere a disposizione del paese. Io la cosa più bella che ho immagino è proprio questo: persone che non tengono più le mani in tasca, non stanno più alla finestra, scelgono la politica come passione per liberare quei palazzi dove il compromesso morale sta diventando veramente opprimente. Se Antonio Ingroia, insieme ad altri, farà tutto questo, io ci sarò senz'altro. Lei ha detto l'unico vero cancro della democrazia, per rispondere alle parole di Silvio Berlusconi, è quello delle mafie. Questo, insomma, ahimè, è una malattia chiara. Non c'è dubbio, e soprattutto il rapporto delle mafie con la politica e con le istituzioni. In questo Antonio Ingroia è un simbolo vivente importante come tanti altri. È importante oggi dare un simbolo e un messaggio chiaro, ma anche e soprattutto, e questo ci aspettiamo da Antonio Ingroia, cominciare a parlare di economia, di lavoro, di diritti, di una società meno diseguale. Vede, il governo Monti ha allargato moltissimo le disuguaglianze in questa città, si è concentrato sui poteri forti e ha fatto molta macelleria sociale. Oggi c'è bisogno invece di una proposta politica che non sia solo protesta, ma che dia parola finalmente ai senza potere. Questo credo che possa essere la svolta di una rivoluzione civile. Mi dispiace non avere più con me Ernesto Auci perché ovviamente chi rappresenta la lista Monti avrebbe tutto il diritto di replicare, questo Certo. va da sé. Professor Rodotà, noi abbiamo letto nei giorni scorsi anche una forma di polemica, siccome sa, accusano sempre i giornalisti di esagerare con le notizie, i professori abbandonano Ingroia. Sì, sono alcuni miei amici, sono Marco Revelli, Paul Ginsborg, Ugo Mattei, con i quali all'inizio, un po' di tempo fa, anch'io ho sottoscritto un manifesto che ha dato origine a questo movimento chiamato ALBA, che si riferisce ai beni comuni, all'ambiente. Io devo dire la verità che dopo un po' che questa novità era comparsa, non è che abbia preso le distanze, ma ho sottolineato il rischio che ci si concentrasse troppo sul momento elettorale che era incombente e che sarebbe arrivato e non invece su un cambiamento di passo anche di cultura politica, non una questione che riguarda poche persone intellettuali, ma cambiare un po' la qualità della discussione. Avevo detto questo. Temevo che ci sarebbe stato un esito che è stato poi quello che ha portato, come lei dice, i professori a dissociarsi da questa iniziativa. Perché? Adesso non voglio essere critico, io rispetto la linea che è stata adottata, cioè, questo Ne ha aumenta facoltà però di essere. l'offerta politica. Io ho due preoccupazioni. La prima, io sono sempre stato molto ostile alla politica
alla personalizzazione della politica, che ha provocato grossi guasti. Che si tratti di Silvio Berlusconi o che si tratti di altri, il problema della personalizzazione della politica lo vedo come qualcosa che non ci fa uscire dalla necessità di guardare alla società in modo più largo. E il grande nome di ingroia nel simbolo mi colpisce, lo devo dire sinceramente, non mi colpisce in maniera particolarmente positiva. Secondo, dietro non c'è soltanto ingroia, di nuovo, ci sono coloro i quali 5 anni fa in questa lista della sinistra furono sconfitti. Non hanno fatto nulla in questi anni per rinnovare questa idea della sinistra. C'è Di Pietro che esce un po', come dire, malmesso dalle ultime esperienze. Quindi vedo molti elementi che mi inducono a dare un giudizio prudente. Poi mi auguro che questi effetti positivi ci siano. L'ultimo timore, lo dico sinceramente, bene, saranno portate, mi auguro, delle persone di qualità in Parlamento, ma se ci sarà un risultato elettoralmente modesto, che cosa si dirà? Siete sempre i soliti 4 gatti e questo in un momento di cambiamento della politica non mi sembra un rischio che si dovesse correre. Sindaco, c'è il rischio dei 4 gatti? Sottolineo rischio. Ma una parte dell'analisi del professore io la condivido, per esempio sul personalismo è anche vero che una campagna elettorale immediata è importante che i cittadini sappiano chi è il leader premier. Poi nel simbolo che Antonio Ingroia ha voluto c'è il quarto Stato, quindi un popolo che si mette in movimento. Poi è vero che c'è il rischio, però io credo che il rischio in politica bisogna anche correrlo, perché poi l'alternativa quale sarebbe? Che vince il sistema, perché l'alternativa Monti, Bersani e Berlusconi sono quelli che ci hanno governato in quest'anno e mezzo, lasciando i comuni in una situazione di disastro, disuguaglianze sociali, modifiche all'articolo 18, la precarizzazione e la privatizzazione di un paese. Allora di fronte a questo io dico proviamoci, proprio per evitare il rischio, dice il professore Dottà, proprio il rischio del trasformismo. Faccio una parentesi, rischio, sì. Prego. Se posso finire un attimo, c'è il rischio del trasformismo o del riciclaggio in una proposta politica nuova del vecchio della politica, c'è tutto. Ecco perché secondo me dobbiamo esserci in tanti che vanno in quella direzione che coglieva il professor Dottà e che colgo anche io, che c'è bisogno di un cambiamento forte. Cerchiamo insomma di invece ottenere un risultato importante, di non dividerci. Io non, per esempio, non condivido questa posizione di chi si è voluto dissociare, perché tutti insieme avremmo potuto iniettare la politica di una rivoluzione civile che desse appunto ai cittadini il protagonismo. Professore Rodotà, un cambiamento culturale. Ecco, già i cambiamenti sono difficili. È cominciato. Cioè, si sarebbe dovuti arrivare senza quel capolista, quel nome segnato sul... Questo evidentemente è un effetto, vorrei dire, quasi obbligato, perché poi si deve indicare questo capolista. Io vedo dov'è il punto, non di dissenso, perché De Magistris è stato, adesso lo dirò subito, uno dei protagonisti della vicenda innovatrice alla quale io voglio adesso fare riferimento. Noi non dobbiamo dimenticare che tra la seconda metà del 2010 e l'inizio del 2011 c'è stato un grande risveglio civile, uso anch'io questa espressione, dell'Italia, grandi manifestazioni, le donne, se non ora quando, Piazza del Popolo straordinariamente piena, le piazze d'Italia, gli studenti, le grandi manifestazioni sindacali, con risultati, perché questi risultati si sono avuti alle elezioni amministrative del 2011, che hanno visto una partecipazione senza precedenti, nel senso di partecipazione spontanea. De Magistris è stato nello stesso tempo un protagonista e un beneficiario di questa novità. E poi il referendum del giugno, che aveva al centro la questione dell'acqua come bene comune, con 27 milioni di persone. Ora, quel movimento è stato un po' interrotto negli ultimi tempi. Non voglio dire indicare responsabilità, questo è avvenuto, e in questo momento che sarebbe stato necessario riprendere tutto quello, e purtroppo questa forza che già nella società italiana aveva cambiato molto sembra essersi un po', come dire, impoverito. Allora professore, mi scusi, non avevo girato le spalle, ma stavo guardando
il Monitor, Ilaria Cucchi si candida con noi. Queste sono parole di Antonio Ingroia. Che bello tornare in Italia, adesso comincia la rivoluzione civile. Anche qui uso di Twitter a volontà. Appena atterrato a Roma dal Guatemala all'aeroporto di Fiumicino, subito dopo Ingroia ha avuto un lungo colloquio con Ilaria Cucchi, che ha accettato di candidarsi con la lista Rivoluzione Civile. Questo che cosa comporterà di buono, ecco, questa candidatura, Sindaco De Magistris? Cosa porterà? Ma innanzitutto che questa non è una lista dei magistrati, che quello che è importante è che ci siano, appunto, come le dicevo prima, cittadini e cittadini simbolo, che ci sia l'operaio di Pomigliano che con la schiena dritta si è opposto alle politiche di Marchionne, che ci siano i precari, che ci siano le maestre, che ci siano i professori, con tutto il rispetto di Monti, che però facciano una politica non liberista, che ci sia quello spirito che Rodotà prima ha descritto in modo perfetto, cioè di quello che è stato un protagonismo di cittadini, ecco, anche della buona politica. Anche perché, diciamo, che appunto lo ricordava Rodotà prima, la mia elezione a sindaco è stata soprattutto una vittoria dei cittadini. Poi c'è stato anche qualche partito e militanti di partito che ci hanno creduto, ma è stato un risveglio della politica. Quindi in Italia c'è voglia di politica, gli operai, gli studenti, le donne, le battaglie di genere. Noi dobbiamo riaccendere e infiammare quella passione che non dobbiamo mai far spegnere. In questo ha ragione, allora, Rodotà, dobbiamo stare molto attenti. Tasse, sviluppo economico e lavoro. Vediamo con Carlo Buttaroni, con Tecne, presidente di Tecne, le variazioni su questi temi rispetto all'ultimo sondaggio che avevamo trattato, che era quello di venerdì scorso, avevamo trattato qui nel pomeriggio di Sky. Sulle tasse Bersani guadagna l'1,3%, cioè, rispetto... credibilità ancora in più accresciuta dell'1,3%. Esattamente, trattiamo i temi, diciamo, come si tratta il PIL, cioè le variazioni che ci sono nel corso del periodo, per capire se un leader o una coalizione ottengono la fiducia da parte dei cittadini. Quindi a noi ci interessa capire come varia nel tempo anche rispetto alla campagna elettorale, alla campagna di comunicazione. Quindi sul tema delle tasse, sabato noi abbiamo registrato una crescita di Bersani dell'1,3, un calo di Berlusconi di quasi il 4%, una crescita di Monti. Di credibilità di Monti, credibilità, ricordiamo, stiamo parlando. Appena intervistato, doveva essere pronta l'intervista ancora di domenica, insomma, si doveva ancora realizzare l'intervista di Gianluca Semprini qui con noi a Sky TG24. Una crescita di Grillo del 3,6% e di Ingroia dello 0,2%. Voglio precisare che non sempre la crescita di fiducia, di credibilità di un leader corrisponde a una crescita dei consensi, perché sono due misurazioni diverse. Un leader può essere credibile, ma non è detto che appartenga al mio schieramento. Su un determinato tema lo posso ritenere più efficace dell'altro, ma nel votare sono un insieme di elementi che prendo in considerazione e che mi portano a scegliere un partito o un leader anziché un altro. Piuttosto che un altro. Sullo sviluppo economico, la ringrazio professor Buttaroni, perché queste sono tutte spiegazioni che ci sono utilissime. Il cartello numero 5, sviluppo economico, parla di una crescita di credibilità in materia di Bersani del 3,6%. Un calo di Berlusconi del meno 4,4%, una crescita di Monti del 2,6%, un calo invece di Grillo dello 0,8% e analogamente anche Ingroia del meno 0,6%. Sulla pagina lavoro crescono solo Monti e Grillo, evidentemente molto diversi tra loro, ma Monti cresce del 5,5%. Del 5,5%, Grillo del 2,6%, mentre calano tutti gli altri, tranne Bersani che rimane stabile, Berlusconi fa registrare un meno 4,4%. E questo si sposa un po' con quello che si diceva prima, poiché l'elettorato sia di Monti che di Grillo fa riferimento, diciamo, allo stesso bacino, alle stesse sensibilità, al decrescere di uno, compresa anche la fiducia e la credibilità, decresce l'altro, certo. È un po' come un'altalena. Un'altalena, una bilancia a due piatti. Anche perché i due personaggi sono molto diversi tra loro, sono alternativi pur pescando nello stesso bacino elettorale. Si può avere un'agenda politica che ricacci sullo sfondo e ignori del tutto i diritti fondamentali, questi tra gli scritti del professor Rodotà? Io sono un maniaco dei diritti, quindi da questo punto di vista sono una persona che ritiene che sia impossibile in questo momento, ma non solo in Italia. Questo è un momento nel quale l'appannarsi dell'attenzione
l'attenzione per i diritti sta facendo correre il rischio alla coesione sociale nei diversi paesi. Questo accade in Italia in modo particolarmente vivace, non parliamo del caso greco dove veramente io credo sia in discussione il diritto all'esistenza delle persone, cioè un diritto primordiale, ma la Spagna, ma il Portogallo. E io trovo piuttosto singolare, non voglio usare altre parole, che questi termini non compaiano se non indirettamente nella cosiddetta agenda Monti. Eppure negli anni passati intorno ai diritti ci sono state grandi polemiche civili, il testamento biologico, la legge sulla procreazione assistita. Secondo lei, professore, non c'è il rischio però di citarli da altre parti, non dico ovviamente quali, dico in generale, a volte per attirare... si dovrebbe dire facili consensi? Certo. Si corre questo rischio? Si corre questo rischio, però è necessario. Bisogna essere chiari e convinti in queste materie. Quali sono oggi i diritti in discussione? Sono alcuni diritti sociali. Sono diritti come quelli riguardanti il lavoro e la salute. Sono due diritti rispetto ai quali la sensibilità, credo che lei ce ne potrebbe dare molte conferme, c'è una grandissima sensibilità sociale vissuta. Qui non è una rivendicazione astratta o minoritaria di diritti, è la vita ad ogni giorno di persone che vedono ridurre le possibilità di vivere dignitosamente e di avere salute. È la dignità delle persone che è in discussione e quindi le omissioni in qualsiasi agenda, Monti o chiunque ne sia intestatario, è un grave limite della cultura politica. Era una domanda velocissimo, perché volevo, posso fare prima io una domanda, scusatemi, Luigi De Magistris, intanto qual è il vostro obiettivo numerico? Insomma, la percentuale che volete raggiungere, con chi vi volete alleare? Perché c'è stato un corteggiamento del Movimento 5 Stelle, mi scusi e concludo, e ci sono invece, dopo il no secco di Grillo, molti ex 5 Stelle che stanno migrando da voi. Ma io credo che Ingroia e chi crede in questo progetto deve parlare alle persone e cercare di emozionare, infiammare la campagna elettorale e non porsi dei limiti, perché se uno appunto dice voglio fare una lista che si chiama Rivoluzione Civile non si deve porre dei limiti. Ecco, io credo che in questa campagna elettorale bisogna seguire quel percorso che non seguono gli altri, cioè quello sostanzialmente della continuità. Quindi però bisogna rompere quel sistema e puntare su un'alternativa al modello neoliberista. Quindi io credo che si può raggiungere sicuramente il quorum alla Camera e al Senato andando come si sta andando con la società civile, con militanti di partito che si sono schierati contro, cioè, Monti, 4, Berlusconi, Bersani. Raggiungere il 4 e l'8% o come? Perché qua secondo vediamo... me ci sono tutte le... Vediamo... Come? Da soli? Cioè senza andare in coalizione con nessuno, parlando al paese reale. Mm. Senta, questo calo che vediamo di Rivoluzione Civile, 3,4%, che rispetto alla settimana precedente, nel sabato 5 gennaio, perde uno 0,1%. State attenti ai numeri anche voi. Allora, innanzitutto io posso portare una piccola esperienza personale. I sondaggi all'inizio della campagna elettorale, quando io feci la campagna da sindaco, mi dico, non avevo nessuna speranza, potevo essere una mera testimonianza. Poi a lei prima ha citato il tweet di Ingroia, è arrivato adesso, la sua campagna elettorale in realtà comincia adesso, deve girare il paese, deve parlare alle persone, deve guardare negli occhi i cittadini, deve andare in televisione, quindi la campagna elettorale inizia adesso. Io sono convinto che se la farà bene e non ci sarà un trasformismo ma veramente una rivoluzione civile, raggiungeremo il quorum alla Camera e al Senato. Ci siete rimasti male del no di Grillo, secco? Ma secondo me là ci sono gli spazi per trovare dei punti d'intesa, perché ancora le battaglie sono comuni, ma io credo di sì, anche se Grillo vuole rappresentare, questo è legittimo, un'esclusività, pensa che solo lui è il depositario della verità, quindi tende a dividere, ma va bene. Invece la proposta di Ingroia è una proposta, non è solo protesta. Buttaroni. Questi anni, in questi anni noi abbiamo assistito a un allontanamento dei cittadini dalla vita dei partiti, ma non dalla politica. Mi ha colpito molto una cosa che diceva il professor Dodà. Le chiedo perché il tema dei diritti non fa più parte dell'agenda politica, ma non da adesso, da un po' di tempo. Io dico perché c'è stata una regressione culturale, perché questi temi sono stati respinti sullo sfondo perché sono temi difficili che richiedono attenzione alla società, attenzione alla cultura e capacità dei partiti di
essere poi alla fine convinti di quello che fanno. Anche perché dividono all'interno degli stessi, partiti. Ma se noi pensiamo che negli anni in cui il potere della Democrazia Cristiana era massimo in questo Paese, sono state approvate due leggi che, se usassimo i criteri di lotta politica di oggi, non sarebbero neanche arrivati in Parlamento. Il divorzio e l'aborto. Perché c'era una politica convinta, c'era un ascolto che la stessa Democrazia Cristiana dedicava alla società, sapendo che quelle erano due questioni vere all'interno della società. Mentre noi oggi abbiamo una società misurata da anni attraverso i più bravi che analizzano questi problemi, per esempio sul tema del diritto di morire con dignità. Ci sono percentuali intorno al 70%, in Parlamento sembra che parlare di questo sia un'eresia o addirittura qualcosa incompatibile con la fede, quando in Germania la Conferenza Episcopale Cattolica fa una proposta che, se l'avessi fatta io, si sarebbe detto: ah, ma questo laicista impenitente, c'è qualcosa che non funziona in Italia per i diritti. Faccio in andare momento. Via insieme Carlo Buttaroni, questa volta in veste di saggista, insieme al professor Rodotà, sindaco De Magistris. Secco, allora mi ridai i numeri per favore, voi arrivate da soli sia al Senato che alla Camera con Rivoluzione Civile? Sì, ma proprio perché parliamo di diritti, non è vero che in politica non si parla di diritti. Noi ci schieriamo apertamente, per esempio sui temi del lavoro, stiamo con chi ha fatto le battaglie per l'articolo 18, quindi c'è una parte di agenda dei diritti, noi crediamo di rappresentarla, quindi non è tutto così. In politica c'è chi tutela i diritti e chi tutela i poteri forti. Noi vogliamo tutelare i diritti e soprattutto dei più deboli. Grazie sindaco, buon lavoro nella sua Napoli. Buonasera, grazie a voi. Grazie.